Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, capo, per quanto riguarda oggi, ci riproviamo a trovare un terrezzino. Non è proprio easy, a quanto pare, trovare uno di livello alto, però vediamo un attimino. Allora, trappola per orsi, me ne servono un paio, tipo 5. Non si sa mai, se riusciamo a trovarne più di uno non sarebbe male. A parte questo avremmo anche in realtà l'ovetto che ci ha regalato Fara da schiude. Il problema è che se questo qui lo lascio fuori, rischio che mi scappa via il calamaro potenzialmente. Anzi, in realtà me lo killano le torrette. Oh cavolo, come caspita faccio? Devo un attimino trovare una soluzione. Probabilmente mi conviene mettere un hatchery qua dentro, in modo tale che mi porta l'uovo a 1%. Poi magari spengo un attimino il generatore, lo faccio uscire. E a quel punto lo possiamo claimare, ecco. No, perché se lo schiudo ora come ora, o sto un quarto d'ora con le torrette spente, e con la fortuna che ho, non mi sembra il caso. Oppure se lasciamo le torrette accese, molto probabilmente, anzi al 99,9% ce lo killa la torretta, insomma. Quindi meglio evitare. Allora, The Cryopod quanti ce ne abbiamo? Pochi, 3. Vabbè, 3 in realtà ci basta. Non penso di trovare 3 terrazzini al 150, me lo auguro. In realtà. Però non lo so. Vediamo un attimo. Allora, Viverna 125 Ember. Che in realtà non è neanche male. Sinceramente. Sarebbe bellissimo trovare un terrazzino, però. What? Che cavolo è quello? Ma non l'ho capito. Non lo so, è una trappola ma non capisco. Boh, ma capì. Tra l'altro abbiamo anche gli allosauri fuori da un bel po', in realtà. Vediamo un attimino a quanto exp stanno. Purtroppo fuori non credo prendano tantissime exp, però. Vediamo un attimo. Non hanno preso un cavolo d'exp, non è che ne hanno presa poca. Questi mi sa che o li livello, o li livello. Vabbè che in realtà potrei portare un paio di T-Rex qui, lascio in accoppiamento. E poi gli faccio mangiare i cuccioli, no? Così fanno un sacco d'exp, perché se li porti in giro per livellarli, ai 18 allosauri per livellarli ci vuole un bel po'. Qua c'è un overspawn pazzesco, poi appena fanno il fix non ci sarà più. Il problema più che altro è il tempo, diciamo, che CurseForge vada a provare gli aggiornamenti, ecco. 145, 26 in danno, 26 in danno, un tentativo. Si potrebbe anche fa. Non è proprio incredibile, però. Allora, vi qua. Guarda, sono davanti alla gabbia. Non scatta la tagliola, scatta. What? Non ci credo, me l'ha messa al contrario. Ma più che altro la tagliola non scatta, c'è cioè nel senso. Ma che cavolo. Forse perché già ci stava sopra prima che s'aprisse. Vabbè che comunque questo fucile è abbastanza semplice addormentarlo, ecco. Se rimane lì è ancora meglio. Ma preoccupa più che altro che se vada ad addormentare in acqua. Bravo, sta fermo un attimo. Ole.
Grande così. Questa è stata utilissima. Il portone non ho ben capito perché non mi ha girato, però. Vabbè. Allora, in teoria è tutto tranquillo. Non so quante crocchette si mangia, quindi gli metto un po' di crocchette. O meglio, quelle che ci abbiamo. E anche le bacche, no? Tiracoleo. No. L'altro è pure di livello alto. 34 in danno. No, non lo posso killare. Ma devo fare inseguire. Per fortuna l'ho detto, aspetta un attimo, fammi controllare prima. Il problema sono i terror polli lì. Ho beccato il terror pollo, non ci credo. Forse abbiamo un problema. Io spero che non si sta a mangiare il terezzino. Ah, in teoria no. No, non riesco a volare. Forse sono un genio, aspettate un attimo. Perché è gratis da noi, no? Ole. 34 livelli in danno, ragazzi, cioè, è... What? Assurdo. Cioè, se questo qui ne piglia 16, arriva a 50. 50 più 4 livelli delle due mutazioni, mamma mia, diventa qualcosa di assurdo. Il terezzino ancora non ha mangiato nemmeno una volta, possibile. Allora, per favore, collabora, mangia. Che cavolo? What? Non ci ho toccato il terezzino, eh. Ma da quanti? C'è un'invasione da Troodon praticamente. Potresti mangiare? Ma sa che deve perdere ancora 44 di cibo. Invece il tiracoleo, come sta messo? Questo qui secondo me se piglia un bel po' di livelli in danno diventa qualcosa d'assurdo. L'unico problema è il torpore. Purtroppo non c'è un narcotico dietro. Meglio di niente. Allora, terezzino preso, vediamo un po', c'aveva 26 livelli in danno, è arrivato a... 37 in vita, 37 in 46 in stamina, guarda assurdo. Vabbè. Facciamo che per il momento va anche bene. Più che altro se non riusciamo a trovare altri a quel punto possiamo provare direttamente con le mutazioni a prendere qualche livello in più. Il problema più che altro sarà trovare la sella buona. Magari vediamo, se riusciamo a trovarne un altro, poi ci andiamo a fare insieme anche un giro nella cave della Redwood, no? Non si sa mai, potrebbe anche uscire la sella. Allora, in teoria ci siamo. Se potesse dare l'ultimo morso sarebbe fantastico.
Più che altro, cioè, è incredibile, 34 livelli in danno, un 145, sono veramente poche, poche, poche possibilità che succeda. Speriamo che ne prenda almeno 16 su 71, così magari arriva a 50, no? Più le mutazioni, 52, e sono morto. Forse sono vivo. Dipende se mi è rimasto un pezzo d'armatura. E guarda, mi attacca tutto però. Au, e che cavolo. Perché mi attacca tutto? Ok, per un attimo ho detto caspita, ma ha perso il taming. Mi sembrava a metà bar. Allora, non so il livello lì. Guarda sto caspita del rompiscatole. Insomma, non so 50 livelli in danno, so 49, però comunque parliamone, cioè nel senso. Mica male. Ma sa fa cose. Io spero che ce la fa killare. Dai, tiracoleo. Comunque vedo veramente un casino di hit quello lì, cioè palesemente rotto. Quello ha preso, decisamente. Però mi vorrei togliere dalle scatole. Ma che cavolo? Mamma mia, sto povero Maiwing. È messo malissimo. Raga, aspettate un attimo che ce ne torniamo un attimino in base, ci riorganizziamo. E poi vediamo se riusciamo a trovare un altro terezzino. Che diciamo gira col Maiwing con 280 di vita non mi sembra proprio il massimo. Anche se, visto che devo scendere di nuovo giù a sto punto, porto un po' di bacche. Più che altro perché ci servono per fare le pozioni della vita, no? Quindi nulla, ci vediamo tra poco. Allora, armatura riparata. E niente, raga. Un cryopod ce l'abbiamo vuoto. Sì, fantastico. In realtà due. Vediamo un attimino se riusciamo a trovare un altro terezzino. Possibilmente maschio. Sto genio della lampada. 135, però. Sapete che non è proprio male. Quasi quasi. Ora le formichine devono rompere le scatole. L'abbiamo appena riparata l'armatura. Per favore. Dai. Se la formica faceva scattare la trappola sarebbe stato abbastanza divertente. Terezzino, livello 40. Allora, genio della lampada, per favore vieni qui. Sopra la tagliola possibilmente. Grazie mille per la collaborazione. Solo un attimo. Ecco. Non credo faccia tantissimo danno, però beh, dirò, un tentativo ci può anche stare. Ma quanto caspita di torpore c'ho? Ok, andato. C'ho carne pregiata, un pochettino sì. Lo lasciamo qua bello tranquillo, tranquillo. Tu addomesticati con calma. Può fargli la sella a questo qui. Ok, geniosauro, eccote qui. Fibra, legno e pelle. E in realtà è veramente easy come sella. Oh oh. 95. Venite qui, simpatiche creature. Ciao. No, 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 please. Keep calm. 85, non ci interessa.
Per fortuna comunque controlla in giro per la mappa col Mywing è veramente veramente veloce, quindi se ce n'è qualcuno in giro si dovrebbe trovare abbastanza easy. Un Karkinos di montagna. What? Ok. Però la verità, già che ci siamo, un po' di polimero non mi dispiacerebbe. Grande così, grazie Stego per l'aiuto. No, il Carnos mi mangia il Carchinos, però ma la piglio. Speriamo che quello non torna. Che avevo detto? Vabbè che gli fa 16. Vediamo un po' quanto polimero ci dà. Già 500, cavolo. 700. 800. 1000? No, vabbè, è incredibile, è infinito sto Karkinos. Wow. Questo a colpi di 16, guarda quanto caspita di vita gli ha tolto. Ma guarda che sei terribile. Ole. Peccato pavida. Che poi gli ha dato anche un po' di torpore. Vabbè che il Mywing non è che c'ha proprio tantissimo torpore, però. Cavolo. Già che ci so, recupererei però un po' di pelle. Così prima di tornare nella cave, a sto punto proviamo anche il Geniosauro lì. Quanto danno fa? Non credo faccia tantissimo, però. Più che altro perché la casella veramente tanto easy da fa. Già che non richiede metallo, non penso gli vadano a mettere 60-50 di danno, no? Terezino maschio però del livello basso. Peccato. Qua c'è un altro genio da lampada. Livello 130, 27 in vita. Non lo so. Si potrebbe anche provare. Perché non è male in realtà. L'unica cosa c'è sto Terezino che mi sta a rompere le scatole. Ma se tipo faccio qualcosa del genere? La volevo provare a spingere giù. Onesto. Mi sa che per assurdo faccio prima a killare. Salvate i dati. No, ho finito la stamina. Pessima, pessima idea. Come non detto, via. Aspettiamo un attimo che si refulla la stamina, poi facciamo la gabbia per l'altro genio della lampada, no? Almeno così ce ne abbiamo due. Quello lì. Ora quello lì va a capire se è maschio e femmina, però. Taming in progress. Quello è maschio. E questo qua sopra mi sembra che è femmina. Eh sì. A sto punto. Vedrei potenzialmente perché no. L'unica cosa, c'è l'erba alta, non riesco a vedere. Un cavolo. Questo si mette qui. Però ci mette una vita a killare la tartaruga, tipo. Non so se è una cosa positiva. Non credo molto. In realtà.
Cioè vuol dire che il danno è veramente basso. Mi sa che devo aspettare di killare la tartaruga, perché sennò... Ok. Non mi sembra troppo furbo, sincero. Se entra solo in gabbia si ride. Cioè... No, vabbè, fa niente. Allora, te lascia la carne. La gabbia è stata fondamentale. Sto fucile è praticamente rotto, però vi ricordo che a parte aver trovato comunque il progetto che aveva un sacco di danno, mi sembra 360%, 350, qualcosa del genere. Una volta messi tutti i livelli in craft, 489%, raga, la differenza diciamo che c'è. Mettiamola così. E nulla, torniamo un attimino indietro, proviamo quello lì, sperando che fa un po' di danno. Poi in realtà abbiamo il maschietto e la femminuccia, quindi se fa un danno, diciamo, relativamente buono, almeno 50 danno di base, insomma, li possiamo anche accoppiare. Perché credo che questi qui ci possano entrare nell'arena. Probabilmente non ci faremo l'arena alfa, però. Per fare qualcosa di diverso. Oh oh. Terezino, livello 125 femmina. Però a noi serve il maschio. A parte che le stat sono terribili. Maschio ma livello 100. Peccato. Ho perso il genio. Allora, il genio della lampada. Non trova la sella. No, ma chi l'ha del Maywind? Ma non ci credo. 40 forse. Tasto destro. No, fa troppo poco. Che cavolo ho fatto con la C? Lupo solitario. Ok, da solo un po' danno lo fa, però sta più a schiaffi anche dei terezzini. Ora la domanda è come caspita ci scendo sott'acqua. Cioè, mai a pensare come stavano a rincorrere pure questi. No, raga, devo scappare. Ma diciamo che quando è da solo, che aveva sto buff lupo solitario, non è neanche troppo male, in realtà. È comunque notevolmente veloce, c'è da dirlo. Vediamo tipo con lui. 187, in realtà 62. O 60, forse più 60. Non è male, in realtà. Devo solo trovare un modo per scendere sotto a prendere un altro Mywing. E vediamo un attimo. Ho capito, ma non ci arrivo lì in tempo. Certo, se arrivassi almeno davanti casa. Cioè, guarda, proprio per 5 metri. Purtroppo quei caspita dei terezzini fatti loro non se li sapevano fa. Vabbè, dai. Per fortuna, guarda. No, perché rifà tutto, avrebbe richiesto una quantità d'ore non indifferente. Perché toccava ritrovare il fucile a pompa, tutta l'armatura, la balestra, rifarmare il metallo. E tanto metallo. Craftare più longneck. Insomma. Per fortuna che si è ritrovato, mettiamola così. E a parte questo, nulla. Vedo un attimo di recuperare una sella per il Mywing e ci andiamo a prendere anche l'ultimo genio della lampada. Poi
Con l'imprinting probabilmente per andare in giro a farmare o fare le cave non è male. In realtà. Tra l'altro c'è anche la possibilità di fargli l'elmetto. Quando equipaggiato, colpisce più forte, prende meno danno e raccoglie più risorse. Ah. Ok. Non male. In realtà. Sapete che vi dico? A parte che lo devo sbloccare. Ma lo vorrei anche. Ma che caspita. Ah, praticamente se gli date questo qua, praticamente può stare vicino agli altri. Geniosauri. Ma perde lupo solitario. Bisogna metterlo nell'inventario quando è cucciolo e farglielo consumare. Quindi praticamente non potete girare col branco di questi qui. Se lo volete, deve essere solo uno. Allora, elmetto, la sella. E mi serve anche la sella del Maiwing, cavolo. Così proviamo direttamente su quell'altro, magari. Quest'elmetto, quanto danno effettivamente fa? Per 200 da ferro, spero che almeno un 20% di danno in più lo fa, perché altrimenti è una fregatura. Speriamo che ha preso un po' di livelli in danno, però, che sennò è un po' un peccato, ecco. Vediamo. Uè, mamma mia, che volo! Allora, vediamo un attimo. Ma scusi, in danno ne ha pigliato un cavolo di livelli. What? Ah. Ok. Non ne sono sicuro, ma mi sembra fossero 27 pure prima. Vabbè. Allora, considerate che ha meno di 300% di danno, però, eh. 126. Con la C c'ha praticamente il lupo solitario, ma non va. Perché non va? Ora sì. Ma che cavolo? Ah, perché c'è un altro dei nostri dino vicino, cioè. Deve stare proprio lontano da qualsiasi dino, anche i nostri. Cavolo. La cosa incredibile, sapete qual è? Che fa pietra. Cioè, anche legno. Cavolo, quasi 200. Non male. Riesco a portarla a 300%. 299. Vediamo un attimo. Circa 65 danno di base così. In realtà non è male. Più che altro ecco, quando andare in giro, fa una cave. Ci può stare. Per fare le arene no, ma solo perché quando è vicino ad altri dino non c'ha il bonus del lupo solitario, giustamente. Ci sono altre creature alleate vicino. Ci sta, ha senso. Però per fare un po' di carne in giro, per fare una cave, è veloce. Fa un buon danno. In realtà ci può stare. E niente ragazzi, a questo punto direi che ce ne torniamo in base. Abbiamo catturato comunque un bel po' di creature. Quindi bene così. E nulla raga, direi che per oggi è tutto, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, un mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!